No, tanto perché te l'ho dato. Secondo mia sorella, statisticamente, c'è una probabilità su 20 che possa chiamare. Oggi interroghiamo, vediamo un po' chi è lo sfortunato di oggi. Cataruso! Professoressa, considerando che ad oggi la mia media nella sua materia viaggia intorno a 9,42485, la possibile applicazione è 3,03 periodico, pari a un millesimo della quotazione del Bitcoin per dollaro e al triplo del tasso di inflazione della Repubblica Ceca dello stesso anno. Considerando che la mia preparazione odierna non consentirebbe di ottenere un sostanziale discostamento incrementale da tale valore mediano, e che statisticamente parlando il lunedì non è il mio giorno migliore, potrei venire la prossima volta. Va bene, Alfonsini, chi sa dirmi cos'è un censimento? Il censimento è uno strumento fondamentale utilizzato dal nostro paese, che consiste in una fonte prezzo di dati che ci permette di avere una ricchezza informativa di grande utilità. Avete consultato la banca dati dell'Istat? Sì, professoressa, se analizziamo la popolazione italiana per fasce d'età, vediamo che i minorenni sono solo il 16%, quando solo 100 anni fa erano il 62%. Insomma, siamo sempre più un paese di vecchi. Sì, ok, però in Puglia si vive più a lungo. L'aspettativa di vita di un pugliese è di 83 anni, contro i 72 della media del resto degli abitanti del pianeta, ben 11 anni in più. E sai quante cose in più faccio in 11 anni? Dalle recenti statistiche risulta che solo il 26,5% dei pugliesi ha letto almeno un libro nell'ultimo anno. Né tantomeno ci muoviamo per andare a vedere le bellezze artistiche e culturali. Soltanto il 19,9% dei pugliesi va per i musei, contro il 31,7% del resto d'Italia. Noi pugliesi piace stare con gli amici, ascoltare le storie dei nostri coetanei. E poi la Puglia è tutto un museo a cielo aperto. Lo sapete che in Puglia si consuma meno energia elettrica rispetto al resto d'Italia? Eppure è meno acqua potabile. Se sono tutte come mio zio è perché ha l'acqua, noi pugliesi preferiamo il vino primitivo. Quindi ragazzi, cosa abbiamo imparato da questa lezione? Prof, che in Puglia si vede di più, si mangia troppo, si beve poca acqua, siamo incollati alla TV, ai computer e non siamo mai che prendiamo un libro e andiamo a visitare un museo.